Salve amiche ed amici, questa mattina ho caricato un video che avevo girato ieri perché vi auguravo un buon Ferragosto. Adesso voglio parlarvi di un tema nel quale pensavo in questi giorni, perché giusto giusto si compiva l'anniversario, l'onomastico, una celebrazione commemorativa di Woodstock. È una delle figure più iconiche ed emblematiche di Woodstock è stato Jimi Hendrix. E questi sono alcuni dei suoi album. Molto molto bello Jimi Hendrix. E questo è il classico album doppio Electric Ladyland, The Jimi Hendrix Experience, il mio favorito, anche se adesso che non c'ho più una buona radio per CD, ascolto tutto dalla rete, quindi ormai né cassette né CD li ascolto più. Però Woodstock è un falso mito. Mi spiace deludere cogentemente tutti quelli che sono i fans di Woodstock o Woodstock, però le vere proteste degli studenti che hanno obbligato gli Stati Uniti a cambiare politica nazionale ed internazionale, le vere proteste sono state universitarie, con molti sfollati, morti, feriti, arrestati, e vogliono fare passare Woodstock come la rivoluzione pacifica, ma in Woodstock non si è deciso nulla. Anzi, le autorità politiche e i funzionari di Stato, la polizia, hanno organizzato tutto, servizi igienici, di ristorazione, di sicurezza, di vigilanza, era tutto sotto controllo a Woodstock. Non è stata per niente una protesta improvvisa che ha colto di sorpresa i conservatori nordamericani. Anzi, probabilmente l'ingenuità dell'epoca fa scambiare un evento commerciale con un qualcosa di politicamente rivoluzionario. A Woodstock non si è inventato l'amore libero, perché già negli anni 60 avevano inventato la pillola anticoncettiva. A Woodstock non si è inventato di drogarsi, ma è negli anni 60 che hanno iniziato a essere più duri con il consumo degli stupefacenti, perché prima la cocaina era di vendita libera e anche la marijuana. A Woodstock non si è inventato il rock. A Woodstock non si è inventato che si suoni per una causa giusta e rivoluzionaria. A Woodstock non si è inventato nulla, ma la buona e colta borghesia ha fatto una scampignata all'aria aperta all'insegna dei buoni ideali. Però non ci dicono che ciò che ha cambiato i costumi, la politica degli Stati Uniti sono state le pantere nere nelle università. Non ci dicono che anche grazie a Woodstock gli Stati Uniti hanno guardato da un'altra parte, perché le persone afroamericane non sono entrate nelle università e nelle scuole fino al 75 o 76. E quindi a che è servito Woodstock? A dare una maggiore coscienza, questa libertà e apertura stile New Age? Per cui Woodstock è stata una bella esperienza di sicuro, ma non è stato il cardine di nulla. Vi vendono fumo per arrosto. Woodstock è stato soltanto un episodio di appendice marginale, perché chi lottava nelle università e nelle strade per maggiore integrazione e contro la discriminazione razziale è stato soppresso dalla polizia duramente. E questo non lo dicono, non fanno vedere tutte le immagini nelle quali reprimevano i cortei anti-apartheid, perché prima di parlare di apartheid in Sudafrica bisogna parlare dell'apartheid negli Stati Uniti, non soltanto degli afroamericani, dei cosiddetti negri, ma anche degli asiatici e magari dei cattolici e degli ebrei.
e di tutte le minoranze. Quindi gli Stati Uniti fino al 75 non erano un paese integrato, erano un paese fortemente discriminato e lo continuano a essere, come testimoniano gli incidenti di questi giorni negli Stati Uniti perché hanno ammazzato un ragazzo afroamericano o di colore. Quindi Woodstock non è stato per niente ciò che ha cambiato gli Stati Uniti, perché ancora non si sono veramente cambiati gli Stati Uniti. Qualcosa è rimasto di vecchio nel modo di pensare, ma Woodstock è un'operazione di trucco per far vedere come le cose negli Stati Uniti cambino pacificamente. In realtà sono stati movimenti ben più duri di protesta negli Stati Uniti che hanno fatto cambiare la società, e non Jimi Hendrix che suonava con una bacchetta di incenso nel manico della chitarra, o Jenny Joplin o altri rockettari che sono stati molto importanti per la cultura, per dare la loro testimonianza storica. Ma è come dire che le lotte della classe lavoratrice in Italia sono state condotte sempre dai cantanti il 1º maggio. No, magari quello aiuta, ma in realtà chi ha lottato per i lavoratori contro la discriminazione non sono stati i cantanti il 1º maggio. Ma a partire dalla fine dell'Ottocento, tutte le persone che hanno fatto qualcosa. Quindi cercate su internet ciò che succedeva negli anni 60 e 50 negli Stati Uniti e come siano rimasti segregati fino al 75, su quella donna che si è rifiutata di sedersi nel fondo dell'autobus nel settore destinato ai soli negri negli Stati Uniti, no? E quindi scoprirete che Woodstock all'epoca è stato marginale e poi lo hanno rivalutato per diciamo occultare e coprire tutte le tragedie di quell'epoca, vere tragedie, come ammazzavano gli studenti che protestavano, come ammazzavano gli operai, e come è anche successo negli anni nel 29, quando è crollata la borsa di New York, e negli anni 30, che caricavano i poliziotti a cavallo e i manifestanti e sparavano a altezza d'uomo perché protestavano contro il sistema che li aveva mandati alla rovina. Molte volte si trattava anche di gente borghese molto ricca che era finita sull'astrico, o si suicidavano o andavano a manifestare contro il sistema. Il sistema li marginava perché tanto lì dove c'erano nuovi poveri c'erano anche nuovi ricchi, quelli che gli avevano fregato il denaro, che magari erano molto di meno, però vivevano con l'interesse di quei titoli usurari che sono diventati carta straccia. Quindi qualcuno quella carta straccia l'ha venduta e ne ha lucrato molto, in pochi, e i più si sono fottuti, come succede in Italia con lo spread. In pochi ci guadagnano, in molti si strafottono. Beh, allora era questo che vi volevo dire di Woodstock. Che qualche rivoluzione l'avranno fatta in Woodstock. E Jimi Hendrix è il mio favorito. Ma non crediate a tutto quello che vi dicono. Cercate in internet che anche dei video fatti negli Stati Uniti molto bene, dei documentari ci sono. Su Black Panthers, Malcolm X, Martin Luther King, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Così cercate tutti i video di un'epoca, degli anni 50, 60, 70, per vedere tutte le proteste sociali che ci sono state negli Stati Uniti. Io forse più avanti cercherò dei link per condividere con tutti voi in Google Plus. Però ecco, cercate questo. Le vere proteste sociali negli Stati Uniti, che sono state molto più intense e agguerrite di Woodstock. Woodstock è stata una passeggiata del pomeriggio, aiutata, appoggiata e organizzata anche dalle istituzioni politiche e governative, bagni pubblici, luoghi di ristorazione, uffici postali, centri commerciali, si poteva mangiare, andare al bagno, poliziotti che mantenevano l'ordine, ma non ce n'era bisogno. È stata tutta la classe agiata e borghese statunitense che è andata a Woodstock e poi gli consentivano pure di farsi lo spinello, di prendersi l'acido,
tanto così rincretiniti erano più funzionali al sistema. Di che protesta si trattava? Vogliamo la pace e amore, non la guerra. Quella è una presa seria di coscienza. Quello ha frenato le bombe in Vietnam, al napalm, le canzoncine sì all'amore, no alla pace. Se no andiamo tutti all'inferno in mezzo alla pece. Credete veramente che tutte queste cose hanno frenato la macchinaria di guerra industriale e politica statunitense? O che siano state proteste molto più dure e agguerrite a mettere in crisi il sistema socio-culturale ed economico, industriale, politico-militare statunitense? Io non so. Come in Matrix vi dirò, volete la pasticca rossa o la pasticca blu o verde? No, molti di voi si sono strozzati con la pasticca gialla. Quindi sul ponte sventola la bandiera gialla, no? Ve le siete prese tutte le pasticche, poi non sapete qual è stata giusta. Invece no, Woodstock è stata una cosa per darvi una facciata accettabile alla protesta sociale. Ma in realtà è sempre quello che vogliono dirigere l'opposizione a degli schemi accettabili per il sistema. Anche quando deve accettare le posture dell'opposizione vera, però fa finta bene, diamo retta a quelli di Woodstock. Sono stati loro che ci dicono di andare fuori dal Vietnam e di integrare gli afroamericani nella società. Non dicono, sono stati gli studenti universitari che abbiamo represso sanguinariamente a aver cambiato tutto. Tanto è così che dalla sconfitta nel Vietnam hanno fatto tutta una serie di film per riscattare moralmente la sconfitta. E adesso sembra che quasi loro avrebbero vinto. Non si sa perché si sono ritirati allora. E poi non parlano mai di Pol Pot e di Cambogia, che lo hanno appoggiato i nordamericani e i cinesi a Pol Pot nella sua Repubblica Popolare di Kampuchea, che su 8 milioni e mezzo di cambogiani ne ha uccisi 2,5, peggio di Hitler e di Stalin messi insieme. Però l'hanno appoggiato i nordamericani a Pol Pot, che era comunista. Forse ha fatto l'unica repubblica comunista del mondo. Perché Russia è stata l'Unione Sovietica che ci avevano il socialismo reale, cioè non sono arrivati a applicare il comunismo, ma Pol Pot ha distrutto tutto, banche, scuole, tutte le istituzioni dello Stato, la tecnologia, bombardava gli aerei, ha distrutto tutti gli apparati dello Stato, e che era molto progredita a Cambogia. E quindi non c'era né moneta né Stato in Cambogia, era uno Stato fantasma. Un vero stato comunista. Vabbè, poi di questo tema ne avrei a parlare, sul fatto che i comunisti dicevano di essere egualitari e poi stabilivano delle dittature, che non si poteva votare, rimanevano sempre gli stessi leader a vita, non si sa perché. Criticavano l'Occidente di essere dittatoriale, e loro facevano delle dittature dove non si poteva cambiare dirigenti, votare per altri, un dogmatismo puro, come i comunisti criticano le inquisizioni cattoliche, la monarchia del Medioevo. E beh, e loro veramente rivoluzione la interpretano come volgersi al passato, rivolgersi al passato, perché gli stessi metodi di Stalin erano gli stessi metodi degli zar. L'inquisizione o le purghe di Stalin erano come le inquisizioni cattoliche. E il dogmatismo cattolico, per interpretare sulla luce della dottrina cattolica e della Bibbia le leggi, le norme sociali, erano le stesse cose che facevano i sovietici con il loro dogmatismo e pragmatismo marxista, che interpretavano tutta la lettera a quello che aveva scritto Marx. Beh, allora è tutto, commemorando Woodstock, che è stato solo uno spettacolo, perché le lotte vere nella società nordamericana le hanno gestite a altri livelli. Vi invito tutti che siete interessati a Woodstock a cercare in internet Black Panthers, Malcolm X, Martin Luther King, tutte, anche
adesso non so, Ginsburg e tutte le proteste sociali dell'epoca. Beh, vi lascio, spero che stiate bene. Questo è stato un altro mio corto messaggio per oggi, 16 agosto. Arrivederci e grazie. Ciao. Realmente possono delle canzoni far cambiare prospettiva politica al mondo? Allora perché non organizzare un Woodstock in Italia? Magari il prossimo Sanremo e va Beppe Grillo a cantare. E anche tutti gli altri. Chissà che succede, che roba. Io non credo, io credo che i processi politici e sociali che stanno all'origine delle trasformazioni nordamericane degli anni 60 siano molto più profondi, e Woodstock non c'entra un cazzo, però sono idee mie. Bisogna cercare in internet per vedere dove si annida la verità. Ciao.